Buonasera a tutti, buonasera a quanti hanno trovato il tempo e il piacere di intervenire e di partecipare a questa nostra riunione online per parlare di che cosa? Più che parlare, troviamo occasione di festeggiare e di discutere. Festeggiare che cosa? Festeggiare un giorno particolare, il giorno della donna. Donne, madri, sorelle, amiche, pezzi di cuore. Ognuno di noi ha un pezzo di cuore rappresentato da una donna. Ne parliamo e ne dobbiamo parlare, ne dovremmo parlare a dir la verità 365 giorni all'anno, visto le cose come stanno. Però almeno una volta all'anno proviamo a parlarne e ad approfondire le questioni. Questa è una delle due serate che dedichiamo alla donna. La dedichiamo con una prima serata, cioè stasera, con il titolo I saperi delle donne, e con una seconda serata, domani sera, sempre alla stessa ora, 40 anni di consultorio a Siderno. A condurci per mano questa sera avremo il nostro caro Antonino De Giorgio, che dialogherà con la nostra prima amica, poi docente all'Università dell'Unical, Università della Calabria, Sandra Plastina. E vi pregherei di intervenire in modo tale che si abbia a me di creare la Calabria un'aperta conversazione dove si possa andare a indagare e a chiarire qualche cosa che ci riguarda più da vicino, cioè il nostro rapporto uomo-donna, donna tra donna, rapporti sociali e quanto più possibile. Ritorno a ringraziare tutti e passo la parola ad Antonino De Giorgio. Grazie Antonio. Grazie Presidente, grazie a tutti. Buonasera, grazie alla professoressa Sandra Plastina, Sandra, per gli amici e per noi che condividiamo insieme a lei alcuni percorsi di formazione. Devo dire che sono contento ed emozionato perché questa sera con noi dialogherà Sandra Plastina, perché la professoressa Plastina è docente di spessore, ma ancora di più è una donna di cultura e di spessore. Per cui, prima di lasciarle la parola, permettetemi due brevi citazioni del suo lunghissimo curriculum. Laureata in filosofia presso l'Unical, l'Università della Calabria, partecipa ai convegni internazionali su Giordano Bruno, svoltosi all'University College di London. Prima cosa importante per la nostra serata, collabora con la cattedra di storia della filosofia del Rinascimento della professoressa Germana Ernst. E io so che la Germana Ernst è stata per Sandra Plastina un punto importante, quindi questo lo dobbiamo dire perché poi ecco, è una donna che collabora con una donna e di questo ne parleremo. Dall'ottobre del 2017 professore di ruolo per storia della filosofia presso il Dipartimento di ICES dell'Università della Calabria. Rapporto tra donne da sempre nella sua attività di ricerca è stato uno tra l'altro dei fattori che l'hanno portata un po' in giro per il mondo, l'hanno portata da Monaco al Brasile, negli Stati Uniti, anche da noi in Italia, ha pubblicato e ha scritto, ha detto qualcosa di importante sulle donne. Io vi ricordo soltanto Filosofi della modernità, il pensiero delle donne dal Rinascimento all'Illuminismo, edito nel 2011, e poi andando avanti, Le Amazzoni della Penna, le utopie femministe del XVIII secolo, quindi le femministe del XVIII secolo come erano, e magari di questo ne parleremo,
E poi gli studi di Sandra Plastina che vanno dalla filosofia alla psicanalisi, tant'è che pubblica Psicanalisi, scetticismo e questioni di genere. E quindi un discorso sulle questioni di genere, un titolo che l'ho letto nella sua bibliografia che mi ha incuriosito: mollezza della carne e sottigliezza dell'ingegno, la natura della donna nel Rinascimento europeo. Quindi ancora uno spaccato sulle donne, e poi invece quello di cui parleremo stasera, tema della serata nella Giornata Internazionale della Donna: i saperi delle donne. I saperi delle donne, perché numerose voci si sono alzate sempre contro questo pregiudizio, perché la differenza e la disparità di genere è diventata l'intenzionale esclusione delle donne dall'istruzione. Questo è uno dei problemi che andremo a dibattere con voi e con gli ospiti questa sera. Forse, come diceva Sandra, risulta improcrastinabile l'esigenza di riscrivere la parte della storia dell'umanità che riguarda gli uomini e il ruolo delle donne, o perlomeno di integrare le voci e le esperienze intellettuali che sono state arbitrariamente espunte. Non è una questione storiografica, si tratta di riconsegnare alla comunità scientifica, e non solo alla comunità scientifica, un patrimonio culturale caduto nell'oblio. Ecco, su questo incipit io darei volentieri la parola alla professoressa Sandra Plastina, proprio per introdurre il nostro incontro, questo volutamente al plurale, i saperi delle donne. Grazie Sandra, a te la parola. Grazie, vi ringrazio tutti, sono molto contenta di questo invito perché mi permette di parlare con amiche, spero, e amici, di un tema che a me sta molto a cuore, che sì, la valorizzazione, diciamo, del sapere, dei saperi delle donne, tenuto conto di un aspetto, diciamo, storiografico. Le donne non hanno cominciato a, non so, a fare filosofia nel secolo scorso. Le uniche filosofe non sono state Hannah Arendt o Gertrude Stein. Hanno fatto filosofia e hanno partecipato ai dibattiti culturali le donne già dalla fine del tardo Medioevo e soprattutto nell'età moderna. Allora, perché mi sta a cuore sottolineare la presenza di figure di grande spessore, di grande interesse, donne, filosofe, scienziate, artiste, letterate, nel Rinascimento italiano in particolare? Perché dal Rinascimento italiano sono partita, i miei studi partono proprio dall'approfondimento, dalle ricerche sul Rinascimento. Dunque, il riferimento che Antonino faceva a Germana Ernest è perfetto, perché Germana Ernest è stata una delle più grandi studiose di Rinascimento, di Tommaso Campanella in particolare, quindi a noi calabresi sta molto a cuore, il filosofo di stilo, una delle più grandi studiose a livello internazionale, una donna di grandissima, non solo di grandissima cultura e spessore, di grande generosità nell'invitare altre donne ad approfondire e a studiare. Quindi il Rinascimento lo devo a lei, ma anche lo studio sulle donne in qualche modo è legato a Germana Ernest, che mi ha visto molto coinvolta nelle questioni, appunto, di genere, e mi ha spinto ormai moltissimi anni fa, lei purtroppo non c'è più, moltissimi anni fa, a intraprendere questi studi. Allora, mettendo insieme il lavoro sul Rinascimento, quindi sul Rinascimento italiano, sul secolo di grandissimo splendore culturale che è il Cinquecento, la domanda è: ma c'è stato un Rinascimento per le donne? Ecco, da lì sono partita, cioè il grande Rinascimento che noi ascriviamo a filosofi dell'Accademia Fiorentina, i grandi platonici, nonché i grandi filologi che hanno riscoperto i testi classici, i grandissimi artisti del Rinascimento, non c'è bisogno di dirlo. Ma le donne hanno avuto un Rinascimento? Si chiedeva anche una studiosa americana qualche anno fa,
mettendo, come dire, l'accento sul fatto che sicuramente ci sono state donne anche nel Cinquecento, ma che la storiografia ufficiale, come dire, i manuali, tanto per essere semplici, i manuali che si studiano a scuola, i manuali che raccolgono in qualche modo la storia del pensiero, così come la storia della letteratura o la storia dell'arte, non contemplano la presenza di queste donne. Perché io sfido chiunque che studi appunto nelle secondarie superiori a dire quante donne sono comprese nei manuali di filosofia, quante donne sono nella letteratura italiana, quella appunto che studiano i ragazzi, e quante sono ricordate per le loro opere o per la partecipazione attiva ai dibattiti culturali. Pochissime. Tra i filosofi quasi nessuna. Bisogna appunto arrivare ad Hannah Arendt piuttosto che alla Stein o a presenze femminili molto recenti. Per quanto riguarda il pensiero 5, 600, 700, 800, sembra che le donne non abbiano pensato. Allora la domanda è, ma le donne pensavano all'epoca? Dove sono finite le espressioni creative? Dove sono finite le loro opere? Allora, da qui è nata l'esigenza di scavare in maniera approfondita, ed è un lavoro di documentazione, un lavoro di archivio, un lavoro di biblioteca, per recuperare le opere di donne, appunto, partendo, mettiamo, dall'età moderna, dal Cinquecento, opere che sono state sì pubblicate, magari appunto, in quell'epoca, e poi, per ragioni del tutto legate a un certo tipo di narrazione storiografica, escluse poi completamente dal quadro, per esempio, della ricostruzione filosofica o dal quadro di una ricostruzione letteraria. Allora, mi interessa soprattutto fare dei nomi e parlare dei saperi di queste donne. Cominciando dalla, come dire, dall'osservazione che Antonino ha proposto sul titolo di un libro, di un mio recente libro, il cui titolo è appunto Mollezza della carne e sottigliezza dell'ingegno. Che cosa vuol dire questa mollezza della carne e sottigliezza dell'ingegno? Riferito alla natura della donna. Allora, non sembra, diciamo, un uscir fuori dal tema, in realtà si parte proprio da questo, cioè si parte da Aristotele. Allora, Aristotele, ed è importante sottolinearlo, perché Aristotele è stato un vero protagonista, no, della vita, della cultura occidentale, senza limiti e senza frontiere. Aristotele nelle sue opere, non solo nelle opere biologiche, ma anche nel De Anima, sottolineava la diversa conformazione, la diversa struttura fisiologica e biologica degli animali maschi e degli animali femmine. Però non solo degli animali, anche degli animali, non solo degli animali non umani, ma anche degli animali umani, cioè le differenze strutturali, quello che noi diciamo tra un uomo e una donna. Lui lo faceva dal punto di vista del grande biologo, no? Del grande osservatore che Aristotele era. In realtà ne è venuto fuori un pregiudizio difficile da scardinare, perché cosa conclude Aristotele? Aristotele conclude, in base anche alla conformazione fisica, e secondo le teorie appunto dei quattro elementi, le donne secondo Aristotele sono diciamo di conformazione, di struttura fisica fredda e umida, cioè la complessione fisica della donna è più debole, la donna è intrinsecamente, strutturalmente più debole, perché è composta in maggiore diciamo rilievo di elementi che la rendono umida e fredda. Invece l'uomo, secondo la biologia aristotelica, è strutturato grazie al principio del calore, quindi è caldo e secco. Ora, questo non è solamente una differenza di tipo biologico. Perché? Perché questo comporta, secondo Aristotele, poi Galeno, il famoso medico di Pergamo, quindi è una concezione complessa, filosofica e medica, che le donne sono strutturalmente deboli, gli uomini sono invece, proprio per questa presenza del calore, decisamente capaci di altro tipo di qualità, e soprattutto la cosa importante è che in questa visione è l'uomo che ha la prerogativa di essere generatore, cioè la generazione, la procreazione dipende esclusivamente dall'uomo, che non è un
di poco conto, cioè il principio generatore è dell'uomo, perché è caldo, perché il calore permette la generazione. Addirittura nella prospettiva appunto galenica, dunque aristotelica, la donna è solamente un contenitore, il contenitore appunto del principio attivo maschile, dello sperma maschile che produce la generazione. Quindi queste non sono cose di poco conto, queste fanno una differenza, come dire, costruiscono l'immagine, i ruoli tra uomo e donna sulla base di un pregiudizio di tipo anatomico, fisiologico, che poi sappiamo non corrisponde a un dato di fatto. Però è talmente radicato, diciamo, questa visione è stata talmente profonda, assimilata profondamente nella cultura occidentale nella sua interezza, che si è perpetuata fino a tempi recentissimi. Cioè, allora, anche il refrain, la donna debole, la donna delicata, la donna meno capace di forza fisica, è in qualche modo il portato di un'antichissima, ma profondissima concezione. Perché, come si diceva, questi pregiudizi anatomici, fisiologici, si sono innestati poi su un altro tipo di pregiudizio o, diciamo, di visione, quella appunto biblica, mettiamola così, che attribuisce alla donna la responsabilità del peccato originale. Quindi riflettiamo bene sul fatto che la figura, l'immagine della donna viene in qualche modo fuori, connotata negativamente da una parte da un pregiudizio filosofico, anatomico, fisiologico, medico, di debolezza, di inconsistenza, dall'altra da un pregiudizio, diciamolo, biblico, del fatto che appunto, pregiudizio nel senso di qualcosa che viene prima di qualsiasi giudizio, che la donna è ad Eva bisogna, alla nostra progenitrice, bisogna attribuire la responsabilità del peccato originale. Ora, questo tipo di concezione, cioè, ha costruito una visione misogena radicatissima. Perché? Perché Aristotele, riletto, letto e commentato nel Medioevo, per esempio da San Tommaso, ritroviamo nella scolastica i passaggi aristotelici amplificati proprio da una visione anche, diciamo, che tende in qualche modo a dividere l'umanità in un'umanità che ha condotto al peccato e in un'umanità che cerca di redimerla. In un'umanità forte, una parte dell'umanità forte, costruttrice, eccetera, e un'umanità debole e in qualche modo, no, tendente al ripiegamento. Ora, queste caratteristiche dal piano fisico sono abbastanza rapidamente passate su un piano morale e su un piano intellettuale. Allora, le ricadute morali ed intellettuali di una visione come quella aristotelica sono visibili, cioè sono state visibili fino a pochi decenni fa. In che senso? Se una donna è debole, non lo è solo fisicamente. Già nella prospettiva, per esempio, del De Anima, Aristotele suggeriva che chi è debole, chi è molle, chi è fatto di una carne molle, cioè una struttura anatomica così composta, priva del principio di calore che dovrebbe animarla, finisce per essere meno coraggiosa, meno leale, meno capace di rispondere dal punto di vista morale e anche dal punto di vista intellettuale. Quindi quel deficit fisiologico e biologico che Aristotele attribuisce alla donna viene a un certo punto trasposto su un piano morale e su un piano intellettuale. Quindi la donna è meno. Aristotele diceva la donna, in una versione scolastica, è un masso occasionato. Cosa vuol dire? È un maschio mancante. Cioè la donna è in realtà un maschio a cui mancano gli attributi maschili, a cui mancano le prerogative maschili. Quindi la donna è definita per quello che non è. La donna non è un maschio. Cioè, quindi non è definita per quello che è. Noi sappiamo che la definizione, Antonino ci insegna, la definizione è qualcosa che in qualche modo attribuisce, no? Recupera l'essenza, individua qualcosa di precipuo dell'oggetto, del soggetto di cui si sta parlando. In realtà la donna è definita per quello che non è un uomo. Allora, questo ha gravato talmente tanto sulla considerazione della donna: la donna non è forte, non è coraggiosa, la donna è debole, la donna è magari sensibile, magari ha un certo tipo di attitudini,
Però la cosa significativa è che questa divisione, questa netta divisione su base chiaramente pregiudiziale, ha influenzato poi i ruoli sociali e i ruoli pubblici. Cioè, per moltissimo tempo le donne, sappiamo bene, non hanno avuto accesso all'istruzione. Qual era, diciamo, la base su questo, appunto, mancanza, no? Questa sottrazione, no? Delle donne al campo pubblico, al campo sociale, all'istruzione? Il fatto che le donne fossero meno capaci, cioè le donne erano viste come meno, come un deficit, come una mancanza. Allora, le mie filosofe, le mie donne del Cinquecento, in un'epoca di grande espansione, noi sappiamo benissimo cosa ha significato il Rinascimento per la cultura occidentale, Rinascimento italiano, che noi italiani studiamo poco, conosciamo poco. Gli attuali maggiori conoscitori del Rinascimento italiano sono gli anglosassoni, sono gli americani e gli australiani. Allora, nel Rinascimento le donne cominciarono a porsi il problema, in alcuni contesti particolarmente felici, il problema del perché le donne fossero considerate così poco, perché l'opinione delle donne fosse tenuta in nessun conto, non avessero nessuna voce pubblica e soprattutto perché alle donne fosse impedito di accedere alla cultura, all'istruzione. Cioè, se lo pongono in maniera costante queste donne, con la consapevolezza che stanno in realtà sollevando un grande problema, che è il problema appunto dell'educazione. Allora, il portato, il retaggio delle donne in assemblea devono tacere di San Paolo. Non entro adesso nell'esegesi biblica, le bibliste l'hanno diversamente interpretato, però quello che ha pesato è le donne sono consegnate al silenzio. Nel Cinquecento queste donne hanno cominciato a pensare che le donne non erano affatto consegnate al silenzio, non dovevano essere consegnate al silenzio, perché mai? E adesso il nome di queste donne, che vi sembrerà appunto insolito, insomma, non note, donne, diciamo, come... Cominciamo dalla progenitrice di questo discorso delle donne che prendono la parola grazie appunto all'istruzione, quindi preparandosi, donne colte e che vogliono in qualche modo rompere, no, con questa costrizione delle donne al silenzio. Allora, la prima che in qualche modo mi sento di dire che ha molto a che fare con i saperi delle donne si chiama Christine de Pizan. Christine de Pizan non è una donna del Rinascimento, viene prima, perché scrive Christine de Pizan un'opera molto bella che consiglio sempre a tutte le studentesse e agli studenti, dal titolo Le città delle dame, Cité des dames. Allora, Christine de Pizan vive a Parigi, vive in Francia, ma Christine de Pizan è italiana, perché era figlia, Pizzano era il suo nome, era figlia di un medico italiano che per questioni legate al suo lavoro si trasferisce alla corte in Francia e la figlia ha la fortuna appunto di avere questa possibilità data dal padre di studiare. Allora, Christine forse è la prima donna in assoluto nella cultura occidentale che vive del proprio lavoro, perché Christine de Pizan varie traversie, perde prima il padre, poi il marito, si trova ad affrontare da sola una famiglia, la sua famiglia, a dover in qualche modo sostenerla, e apre uno scriptorium, cioè apre un luogo dove lei può far lavorare degli amanuensi, perché non c'è ancora la stampa, siamo nel 1405, e lei in questo scriptorium in qualche modo impiega delle persone, lei stessa, a copiare dei codici, a trasmettere la cultura copiando i codici. Ma Christine non copia solamente i codici, Christine scrive. Allora, Christine è una grande poetessa, molto spesso anche d'occasione si mette in mostra, perché è veramente una donna di grande cultura e di grande abilità, e a un certo punto scrive questa Città delle donne, che è un'opera un po', diciamo, e rompe gli schemi, perché Christine, in modo allegorico, aveva letto molto Dante e anche Petrarca, mette in rilievo che i saperi delle donne, cioè le donne possono assolutamente acquistare i saperi, che sono saperi filosofici, letterari, non solo i saperi legati alla manualità, ma anche saperi legati all'esercizio dell'intelletto, che era la cosa più difficile da attribuire alle donne.
perché appunto le donne erano viste come deboli di intelletto, cioè meno capaci degli uomini di potersi concentrare e soprattutto di poter in qualche modo condurre ragionamenti di tipo logico, formali. Questa è una cosa che è rimasta molto a lungo, cioè le donne possono magari leggere poesie, possono dedicarsi alla lettura di testi edificanti o devozionali, però la filosofia, le scienze, i più alti vertici della cultura, no, perché le donne non ce la fanno, come dire, non hanno le capacità. Allora, Christine rovescia assolutamente questi presupposti, comincia a, come dire, l'immagine allegorica, costruire una città fatta tutta da donne, ripeto, nel 1405, quindi è veramente una pioniera, e lei come comincia la sua opera dicendo che deve dissodare, come dire, il terreno deve essere liberato dalle grosse pietre, perché per costruire qualcosa bisogna liberare il terreno, e le grosse pietre sono i pregiudizi. Quindi lei mette in discussione tutta una serie di pregiudizi e si meraviglia di come anche uomini illustri all'epoca continuano a pensare che le donne siano inferiori. Cioè lei si scandalizza dicendo, ma come, uomini di pensiero, uomini di grande levatura pensano questo, che le donne sono inferiori. Allora ricostruisce nella sua opera tutta una genealogia, mettendo in qualche modo nomi di donne, anche nomi di donne un po' tra il mito e la storia, legate, non so, alla cultura greca piuttosto che alla cultura romana, per creare in qualche modo un percorso al femminile nella storia del pensiero. Ora, quest'idea di una genealogia è fondamentale, e le donne del Cinquecento di cui mi occupo l'avevano ben presente questo. Qual è il punto? Bisogna in qualche modo accreditarsi, cioè bisogna legittimarsi. Legittimarsi significa anche costruire proprio un percorso in cui le donne sono presenti. Allora, queste donne del Cinquecento raccolgono in qualche modo l'eredità di Christine de Pizan e in maniera veramente intelligente. Allora faccio dei nomi. Per esempio, una filosofa di cui nessuno ha sentito parlare, ma magari, chi lo sa, prima o poi i miei colleghi storici della filosofia lo capiranno. Nel Cinquecento si chiama Camille Herculiani. Camille Herculiani è una farmacista padovana. Una farmacista è una speziale padovana che ha molti contatti con medicina dell'Università di Padova, con studenti che frequentano medicina all'Università di Padova, perché la sua farmacia diventa un ritrovo, una specie di ritrovo come l'abbiamo noi qui ora, un ritrovo in cui le persone si scambiano le idee. Lei è molto intelligente. Tenete conto che Camille Herculiani non ha fatto studi strutturati, non viene fuori da un curriculum studiorum come gli studenti di medicina, di filosofia o di scienze. È una donna, è una speziale, è una diciamo professione più pratica che altro, no? Ha delle abilità di tipo pratico, però lei da autodidatta studia Platone, studia Aristotele, studia i filosofi perché vuole impegnarsi nella filosofia. Allora, la domanda è, ma non avendo studiato, non avendo alle basi, come dire, alle spalle basi, come fa Camille Herculiani a leggere Platone e Aristotele? La fortuna è che nel Cinquecento, nel pieno Cinquecento, lei vive intorno agli anni Ottanta del Cinquecento a Padova, le traduzioni dei filosofi fiorivano, cioè era il grande periodo dei volgarizzamenti. Quindi che la Camille Herculiani, così come molte donne dell'epoca, non conoscevano né il latino né il greco, però grazie ai volgarizzamenti, alle traduzioni di Platone e di Aristotele in volgare, leggono e si istruiscono e capiscono e si pongono dei problemi. Grazie poi a delle relazioni molto proficue, scambi per esempio epistolari con uomini colti dell'epoca, ecco, nasce una rete di relazioni. E lei da questi scambi che cosa tira fuori? Tira fuori un bellissimo libro che si chiama Lettere di filosofia naturale, che è stato pubblicato appunto nel 1584, e discute una serie di presupposti filosofici. E lo fa nei termini proprio della filosofia naturale dell'epoca. Non manca nulla, anzi aggiunge un elemento personale. Nel senso che lei lo dice nell'introduzione, io non ho fatto degli studi, non sono pari ai filosofi che studiano all'università,
però ho un amore per la filosofia è amore per il sapere, e mi sono fatta delle domande e ho cercato in qualche modo di approfondire. Leggendo quest'opera, tra l'altro appunto in volgare italiano, quindi accessibilissima, Camilla dice: molto spesso ho dovuto interrompere i miei studi perché sono una donna che lavora, ho dei figli e mi devo occupare di altre cose. Quindi, cioè, questo elemento della vita vera, no? Quindi una vera filosofa, cioè una filosofa che non solo discetta di problemi platonici e aristotelici, ma ci dice anche che è una filosofa calata nella realtà del suo tempo, ha una vita, ha un mestiere, e che quindi, e allora l'aggiunta, come dire, il di più della donna è che la donna porta la vita vera nell'opera filosofica, che è anche corpo, che è anche limite, che è anche difficoltà da superare. Cioè, quindi non è un pensiero astratto, come dire, purificato, come può essere il pensiero dei filosofi a lei corrispondenti in quell'epoca. È un pensiero completo, cioè entra dentro con tutta la sua vita e con tutta la sua biografia. Allora, che cosa fa Camilla Herculiani e che cosa fanno poi queste donne dei saperi del Cinquecento? Come per esempio Lucrezia Marinella e Moderata Fonte. Ora, mi piace fare i nomi perché non c'è ricordo se non attraverso i nomi di queste donne e poi anche il titolo delle loro opere. Allora, cercheremo almeno di farne qualcuno, perché forse sono inediti, ecco, sono nomi inediti e opere non conosciute. Allora, Camilla Herculiani a Padova con le sue Lettere di filosofia naturale, e poi subito dopo Moderata Fonte, una veneziana, nella sua opera Il merito delle donne, riflettono sul fatto che le donne sono state discriminate, che le donne sono state escluse dal sapere, per quel presupposto aristotelico di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè il fatto che le donne sono fatte di carne molle, non hanno calore, non sono atte alla speculazione o all'agire morale. Allora, queste donne, con una grandissima intelligenza e anche con un gesto provocatorio, cosa fanno? Ribaltano il presupposto aristotelico. Cioè, secondo loro, Aristotele dice che le donne sono più delicate nella carne e dunque sono meno capaci appunto di operazioni virili, non lo so, forti, eccetera. Però Aristotele, in un altro passaggio della sua opera, dice anche che coloro i quali hanno la carne più molle, sta parlando degli animali in genere, perché Aristotele sappiamo, no, che grande attenzione avesse per il mondo della natura, gli animali che hanno le carni più molli hanno anche l'intelletto più sviluppato. Ah, ok, Aristotele dice effettivamente così, però Aristotele non pensava per niente alle donne, pensava agli uomini, cioè agli animali umani. Gli animali umani hanno le carni più, come dire, delicate rispetto per esempio agli altri animali. Gli altri animali poi hanno, non so, le unghie, gli artigli, eccetera, mentre gli uomini hanno le mani, hanno tutto un altro tipo di delicatezza. Sono gli uomini, dice Aristotele, gli animali umani, che hanno sviluppato l'intelligenza. Ok, questo è quello che dice Aristotele. Queste donne invertono, come dire, rovesciano il presupposto. Dicono, ma se è lo stesso Aristotele che in un luogo della sua opera ammette che gli uomini, che gli esseri umani sono più delicati sono, più intelligenti sono. Lui non l'ha voluto ammettere, dunque sta effettivamente dicendo che le donne, essendo ancora più delicate degli uomini, sono ancora più intelligenti degli uomini. Cioè, quindi, è un paradosso. Loro usano una strategia argomentativa di grande intelligenza, cioè mettono Aristotele contro Aristotele, cioè rovesciano il presupposto aristotelico. Dicono, va bene, Aristotele lo prendiamo sul serio, lo dice lui, che chi ha la carne più delicata è anche più intelligente. Ora, naturalmente, i commentatori di Aristotele dell'epoca dicono, no, ma Aristotele non si riferiva alle donne, si riferiva agli uomini nel confronto con gli animali. E loro dicono, a noi non importa proprio niente, prendiamo questo presupposto. Le donne sono più prudenti, sono più caute, le donne sono più intelligenti anche nel gestire, per esempio, l'economia domestica.
date alle donne la possibilità di gestire una casa, le donne sono molto più brave degli uomini, e se date alle donne da gestire ancora più diciamo denaro della cosa pubblica, saranno sicuramente più accorte e più prudenti degli uomini. Questo tipo di natura che Aristotele dice più delicata, più molle, in realtà queste donne sottolineano che è un vantaggio, perché le donne, proprio perché sono meno calde, esprimiamoci come si esprimavano i filosofi della natura, sono meno, diciamo, centrate, meno organizzate intorno al principio del calore, le fa sicuramente più prudenti, quindi meno colleriche, meno bellicose, meno aggressive. Quindi le donne sono capaci, queste donne, sono capaci di invertire l'immagine. Cioè, perché dovrebbe essere meglio un uomo iroso, collerico, bellicoso, aggressivo? No, dice, non ha portato a niente, ha portato alle guerre, ha portato ai dissidi, ha portato ai contrasti. Le donne, proprio perché sono meno bellicose, meno propense all'ira, un po' più tiepide nel prendere contatto, diciamo, anche con i contrasti, forse le donne sono più capaci, addirittura più capaci di governare, non solo capaci di pensare, di ragionare, di discutere, ma dicono queste donne sono anche forse più capaci di organizzare comunità civili più pacifiche, perché gli uomini invece le hanno organizzate per la guerra, non per la pace. Allora, i saperi delle donne sono in questa età molto, molto ricca, molto fertile, sono saperi che in qualche modo prendono in considerazione i grandi temi della cultura occidentale, della filosofia occidentale, ma sono capaci con grandissima arguzia di rovesciare i presupposti per fare in qualche modo avanzare, diciamo, anche le giuste rivendicazioni delle donne, che sono presenti in tutta, come dire, in tutte le opere di queste donne. Io ho parlato di Christine de Pizan, di Moderata Fonte, c'è una donna alla fine, nel 600, che si chiama Lucrezia Marinelli, un'altra veneziana, che scrive un'opera dal titolo La nobiltà ed eccellenza delle donne. Allora, qui siamo già nel 600 più maturo. Nobiltà ed eccellenza significa che le donne sono, nella visione di Lucrezia Marinella, addirittura superiori agli uomini. Allora, già in quell'epoca lì, tra 5 e 600, le donne che prendono parte ai dibattiti in qualche modo si dividono tra coloro le quali con molta arguzia e raffinatezza propongono una sorta di parità, dicendo va bene, con gli uomini dobbiamo in qualche modo relazionarci, non c'è uomo senza una donna, eccetera. Ma c'è anche chi, quindi non abbiamo inventato nulla, c'è anche chi, come Lucrezia Marinella, sottolinea la differenza dicendo ci sono caratteristiche che rendono le donne addirittura superiori agli uomini, per una tutta una serie di motivi, anche quelli che abbiamo elencato. Allora, che cos'è importante? È importante che in qualche modo queste donne che hanno attivamente sollevato la questione già nel 5-600, non sono solo quelle che ho citato, ci sono moltissime poetesse letterate. Forse le letterate sono più note, le poetesse come Vittoria Colonna o Chiara Matraini, Veronica Franco, Cassandra Fedele, ma l'elenco è lunghissimo. Il problema è che queste donne, forse in letteratura le poetesse cominciano ad essere ricordate e studiate, non sono ancora, diciamo, così note, così diffuse le loro opere. Però non avrebbe proprio senso, come dire, espungere da una storia della letteratura figure importantissime come Vittoria Colonna o Chiara Matraini o Gaspara Stampa o Cassandra Fedele o Isotta Nogarola. Cioè, ma l'elenco è talmente lungo che è imbarazzante magari delle volte parlare anche con colleghi di letteratura italiana, forse colleghi di letteratura italiana magari di generazioni passate, che quasi ignorano queste donne. Quindi, così come è imbarazzante parlare con colleghi storici della filosofia che ignorano la presenza della donna nei dibattiti del Rinascimento. Allora, questo che cosa vuol dire? Che c'è ancora molto da fare e, per quanto mi riguarda, è molto importante parlare di questo, perché mi sono convinta, quando ero molto più giovane, che questo
insomma, come dire, questa sensazione così che continua un po', una sorta di scarsa considerazione della donna, non dico inferiorità, ma insomma in alcuni contesti non un'adeguata considerazione della donna, dipende anche dal fatto che è come se la donna non avesse costruito sapere, come se il sapere fosse stato tutto al maschile. E certo, se le storie della filosofia, se la storia della cultura la fanno gli uomini e hanno estromesso le donne, è chiaro che sembra questa l'immagine che ci rimandano. In realtà le donne hanno costruito sapere che nel 500 e nel 600 ancora ha avuto un riconoscimento, e poi dopo la Controriforma soprattutto, e per una serie di ragioni storiche, queste donne sono state occultate, cioè è stato calato l'oblio, come dire, su queste opere e su queste attività che solo negli ultimi decenni stanno venendo alla luce, ed è importantissimo che vengano alla luce, perché le donne non sono state solo, come dire, coloro le quali hanno rivestito un ruolo secondo la dicotomia, come dire, l'opposizione classica. Gli uomini hanno agito nel pubblico, le donne hanno agito in privato, le donne in casa e gli uomini fuori. Non è vero, non è così. Perché le donne hanno cercato di agire pubblicamente, cercato di fare sentire la loro voce secoli fa. Che c'entra che poi appunto queste voci sono state soppresse, come dire. E si tratta ora di ridare loro la possibilità in qualche modo di parlare, perché è fondamentale. Perché questo problema del riconoscimento, della differenza, non nasce nel Novecento, non nasce neanche nell'Ottocento, affonda le radici nella nostra cultura rinascimentale, nella nostra cultura moderna. Cioè è una questione legata alla modernità. Cioè le donne della cultura moderna si sono poste questo problema e hanno cercato in qualche modo, con gli strumenti che avevano, di porre all'attenzione del dibattito dell'epoca. È chiaro che ci sono stati all'epoca uomini più sensibili che hanno recepito questa istanza e hanno dialogato con loro, e ce ne sono stati, ci sono stati trattatisti importanti, filosofi, e ci sono stati invece uomini assolutamente sordi, la maggioranza, la prevalenza, che non hanno attribuito nessun valore a questa lotta, come dire, delle donne di essere riconosciuti come soggetti pensanti, come capaci di pensiero astratto, di pensiero logico. Ora, Antonino mi deve dare i tempi, perché non voglio annoiare l'uditorio. Sandra, te lo do io il tempo. No, Sandra, sì, te lo do io il tempo. C'è una domanda di Simona, se riesci a leggere nella chat privata, se no te la leggo io. No, no, la leggo io. Allora, lei ha parlato di Christine de Pizan e della Cité des Dames, testo che nasce dal senso di rivalsa per dimostrare come l'autorità femminile, la donna intelligente, riesca a ribaltare la scrittura della tradizione. Secondo lei è una risposta al De Mulieribus Claris di Boccaccio, al Roman de la Rose e a molti altri filosofi? Sì, sono molto contenta di questa domanda così colta, così precisa. Sì. Cioè, allora, Christine de Pizan, proprio a testimonianza di quello che dicevamo, è una donna colta che conosce la tradizione letteraria, non solo Dante e Petrarca, conosce molto bene Boccaccio. Qualcuno dice che si è ispirata al De Mulieribus Claris di Boccaccio. Cosa fa Boccaccio? Boccaccio fa, il titolo dice appunto, parla di donne illustri. Sono quelle donne tra il mito e la storia che Boccaccio individua nella storia romana, nella storia greca, donne che in qualche modo si sono distinte per le loro caratteristiche intellettuali, ma anche donne guerrieri, didone, non lo so, donne che in qualche modo hanno costruito città, eccetera. Però qual è il presupposto da cui Christine, molto diverso da quello di Boccaccio? Allora, Boccaccio fa un elenco di donne che sono delle eccezioni alla regola. Cioè Boccaccio in realtà parla di donne illustri per dire la maggior parte delle donne non vale la pena, cioè non ha studiato, non ha capacità, eccetera. Poi ci sono queste, come dire, punte così, queste eccezioni, e allora le segnaliamo. Il presupposto di Christine è esattamente il contrario. Non si tratta di parlare di donne illustri, si tratta di parlare di donne. Tant'è che Christine non fa differenze tra donne nobili, donne illustri, donne del passato mitico, no, donne. Quindi la prospettiva di Christine è
poter dare a ogni donna, cioè restituire ad ogni donna la dignità che la donna deve in qualche modo avere e poterla affermare in ogni campo. Lei comincia dicendo: costruiamo una città, è una città, è un simbolo, no? Le donne costruttrici, quando mai viene esaltata la capacità costruttrice delle donne? Christine la esalta, cioè fare qualcosa ex nihilo, dal niente, costruire qualcosa. Quindi è vero che è una, in qualche modo, in controluce, in filigrana c'è Boccaccio, ma il punto di vista di Christine è esattamente il rovescio, non l'eccezionalità, ma le donne tout court, le donne in quanto tali. E allora la risposta sì di Christine è alla scrittura della tradizione, ma una tradizione non solo letteraria, una tradizione filosofica, alla tradizione della scolastica, alla tradizione della lettura di Tommaso d'Aquino, cioè l'importanza in qualche modo di rivedere dei principi su cui proprio si basa la tradizione intellettuale, insomma, dell'Occidente. Ora Christine mette in risalto anche un'altra cosa. C'è un punto molto bello dell'opera di Christine, quando Christine, amareggiata perché ha vissuto queste perdite dolorosissime, è morto suo padre che l'aveva spinta a studiare, qui la figura del padre è fondamentale, mentre la madre, Christine racconta, dice: vabbè, ma tu devi occuparti del fuso, della conocchia, devi sapere fare i lavori manuali, poi ti sposerai, perché vuoi studiare? Invece il padre la spinge a studiare, Christine riconoscente. Alla morte del padre, Christine sposa, poi muore anche il marito. Insomma, Christine ha un momento di grande abbattimento e sempre all'inizio della sua opera dice: Dio mio, perché non mi hai fatto uomo? Perché? Ma quella non è una rinuncia ad essere donna, è una constatazione che la società dell'epoca creava alle donne sole e enormi difficoltà. Cioè Christine deve combattere per venire, per vedere riconosciuti i suoi diritti, perché una donna sola non ha, per esempio, diritto a gestire il patrimonio, non avendo più il padre e il marito. Quindi Christine non è una donna solo di intelletto, è una donna del sapere della vita, purtroppo, no, della vita pratica, purtroppo delle difficoltà che una donna attiva, intelligente, aveva incontrato nel 400, ma ha incontrato anche in tempi molto più recenti a noi. Quindi quando Christine dice che affronterà la vita con un cœur d'homme, con un cuore d'uomo, vuol dire con un cuore virile, ma l'etimologia della parola virile è il vis roboris, è la forza, cioè è la forza che devono avere anche le donne, ed è uno scardinare la dicotomia forza, coraggio sono maschili, debolezza, grazia, gentilezza sono femminili. Allora, tutte queste dicotomie, tutte queste bipolarità vengono completamente annullate nell'opera di Christine, perché vengono esaltate le donne forti, le donne capaci, le donne intraprendenti, come è stata lei in primo piano, in primo luogo. Bella domanda, comunque, assolutamente. Leggo. Grazie Sandra, grazie, e grazie del tuo excursus culturale profondo che ci fa riflettere, cioè ci fa riflettere su come la questione femminile, la differenza di genere, le donne che non hanno giustamente il valore che meritano nella società ha origini antiche. E poi hai giustamente parlato della Controriforma, che fra i tanti danni che ha fatto c'è stato anche questo. Io ti leggo una domanda di una ragazza, te la leggo perché l'ho vista adesso, di una studentessa del liceo dove insegno, con loro stamattina abbiamo parlato e abbiamo detto che tu ci saresti stata. Ti leggo prima ti faccio la domanda che mi ha posto qualcuno stamattina e poi leggiamo la domanda. Cioè, la domanda che facevano gli studenti, più che altro le studentesse, era proprio questa. Dice: ma oggi come fa una donna a legittimare il suo essere donna? Dice, quindi, come facciamo a legittimarci? Ma la domanda era ancora più profonda, senza cadere in una rivalsa di genere, cioè senza arrivare all'opposto, cioè una rivalsa: noi siamo migliori degli uomini. Dice, come si fa? Perché sennò c'è il rischio che è vero di ricadere poi nell'opposto. Mm-hmm. E poi c'è l'altra domanda.
che dice possiamo parlare ai giorni nostri di donne del tutto libere. Questa ti lascio poi la risposta. Ok, allora, questa domanda va benissimo, cioè calza perfettamente con quello che dicevo e mi sembra giustissima come osservazione, quella che non sia una rivalsa. In che senso? Allora, questa dicotomia da cui noi siamo partiti, no? Questa dicotomia in qualche modo è diventata poi una forma, non voglio adesso fare troppo la storica della filosofia, è diventata una forma di essenzialismo, come dire, cioè. L'essenza della donna è quella di essere l'angelo del focolare, madre e moglie, e stare in casa, eccetera. L'essenza dell'uomo è quella di essere forte, coraggioso, combattere per, non so, fuori, all'esterno, per imporsi pubblicamente. Allora, questa dicotomia è alla base di tutte, come dire, le storture, no? Di un pensiero completamente distorto. Però noi sappiamo quanto profonde sono. I pregiudizi, quanto sono profondi anche queste questioni culturali, perché sono di lunga durata, come dire, sono di lunghissima durata. Per smontare certi schemi di pensiero ci vuole molto tempo. Allora, perché mi serve questa, è molto utile questa domanda? Perché per rompere queste polarizzazioni, queste dicotomie, è molto importante scompigliare le carte, come si dice, rovesciare il tavolo. Allora, se io dimostro che le donne in realtà non sono state sempre, non si sono uniformate sempre purtroppo all'immagine che gli uomini rimandavano loro, no? Appunto, quelle che stanno in casa, quelle che non hanno l'attitudine per vivere la vita culturale, e io in qualche modo faccio di tutto per ricreare una genealogia di donne che invece hanno avuto a che fare col sapere. Se io nella storia dell'arte comincio a valorizzare Artemisia Gentileschi piuttosto che Lavinia Fontana, a studiare Elisabetta Sirasi, cioè le grandi pittrici del Seicento, la storia dell'arte la scrivo in modo diverso. Allora, esco fuori, diciamo, dalle contrapposizioni e in qualche modo ricostruisco, diciamo, un sapere genealogico delle donne, le quali hanno dei modelli di riferimento. Perché come dire, il rischio è quello che le donne, per poter emergere, hanno come modello il maschile. Cioè le donne che fanno, non so, arrivano ad essere manager, per essere di successo devono in qualche modo scimmiottare gli uomini. In qualsiasi campo, le donne fino a un certo punto, per essere accreditate, dovevano in qualche modo esemplificarsi, come dire, uniformarsi al modello maschile. Il problema invece è questo: se al di là del modello maschile ci sono, al di là dei modelli, ci sono invece, c'è la costruzione di un sapere delle donne, perciò insisto su questo, cioè se lo creano le donne, non devono imitare gli uomini, ma non devono neanche, come dire, procedere in un modo quasi rivaleggiando, come una rivalsa. Allora, se rompiamo queste dicotomie, se rompiamo le opposizioni, ci appropriamo di un modo, diciamo, delle donne di stare al mondo, che è il loro modo di stare al mondo, che non è magari il modo degli uomini, è il modo delle donne. Cioè un modo in libertà, in autonomia di esprimere magari anche modalità nel pubblico completamente diverse. Cioè è difficile, non è facile, non è un'operazione semplice, perché i modelli sono quelli maschili. I modelli sono maschili nel campo della cultura, nel campo dell'economia. Quali sono i modelli che sono appunto quelli che prevalgono? Sono modelli maschili perché ci sono stati loro, perché ci sono stati gli uomini e quindi in qualche modo le donne hanno pensato che dovevano uniformarsi a quei modelli. Lo scopo invece, cioè la tensione, come dire, il progetto è quello di sviluppare una propria modalità di donne. Che affrontano una serie di campi del sapere che si confrontano con una serie di questioni. Ripeto, non è una cosa che nasce dall'oggi al domani, tant'è che appunto alcune donne, anche di successo, donne che ricoprono ruoli prestigiosi, ci tengono
in qualche modo ad essere assimilati al ruolo come se fossero degli uomini, dei maschi, cioè come se non riconoscessero che si può accedere a ruoli apicali, a ruoli importanti, rimanendo donne, essendo donne, non solo rimanendo, proprio affermando di essere donne. Perché anche questo è un limite gravissimo, questo di pensare che in qualche modo l'uomo, cioè il maschile, sia un neutro universale, no? È una lunghissima questione di lunghissima durata. Se io dico buongiorno ragazzi, io credo che sono a posto, anche se davanti ho 10 donne, 15 donne e 3 uomini. Io devo dire buongiorno ragazzi, no, io devo dire buongiorno ragazze e magari buongiorno ragazzi. Cioè, questo non è solamente una questione così, come dire, di pura. Uno sfizio linguistico. Questa è la descrizione della realtà, cioè il maschile non è neutro universale. Quindi le donne devono declinare al femminile le cose che fanno, non solo dal punto di vista linguistico, ma dal punto di vista del contenuto, cioè fare le cose in quanto donne, non in quanto ispirate dai modelli maschili. Perché? Se si scardina quest'idea che il modello è unico, a cui ispirarsi, che il modello è maschile, si possono proporre altri tipi, altri modi, no? Di fare le cose, di fare cultura, di fare scienza. Quindi io dico che non è una rivalsa e non è un uniformarsi, è la ricerca di una propria specificità di stare al mondo, in tutti i campi, che le donne devono esercitare. Ripeto, non è facile, non è una cosa facile. Però è una cosa, è sicuramente fattibile, non è facile, ma è fattibile. Ed è importante che le donne sappiano di altre donne, del lavoro di altre donne, che sono state prima di loro, di impegno di altre donne. Non so se riesco ad essere chiara in questo, perché se diciamo, la tradizione è sempre in qualche modo patrilineare, allora le donne sono sempre escluse perché devono sempre ispirarsi a qualche uomo. Se invece la tradizione è rispettata anche nella sua, diciamo, matrilinearietà, mettiamola così, no, nella sua genealogia femminile, le donne hanno anche altre donne alle spalle, altre letterate, altre pittrici, altre scienziate, altre che hanno fatto prima di loro. Cioè, Certo, costruire una certo. cultura plurale, ecco, un'immagine della cultura plurale e quindi un accesso plurale anche alla cultura oggi. Ecco. Invece l'altra domanda l'ho persa, non so se ho risposto L'altra domanda a. era, no, era se possiamo parlare, poi ce n'è un'altra ancora. Un'altra domanda è se possiamo parlare ai giorni nostri di donne del Ah. tutto libere. Io credo nei paesi democratici, penso di interpretare, perché Certo, le condizioni storiche le sono, le condizioni condizioni storiche, storiche. politiche sono fondamentali. Allora, qui anche si apre, ora non mi sembra il caso, però c'è stato un femminismo dei diritti, cioè nel Settecento queste donne innanzitutto si battevano durante anche la Rivoluzione francese, che è stato un fallimento per le donne, non solo per la violenza, ma è stato un fallimento per le donne perché, per esempio, una donna che voleva essere riconosciuta come nella Carta dei diritti del cittadino, voleva che ci fosse una carta dei diritti della cittadina nel Settecento in Francia, e lei si chiama Olympe de Gouges, una letterata, scrittrice. Le fu tagliata la testa perché era una dissidente, perché diceva: abbiamo fallito. Dov'è questa libertà se la metà dell'umanità, le donne, non vengono rispettate nei diritti? Dov'è la, come dire, uscita dalla servitù, dall'oppressione delle donne, se i rivoluzionari non le riconoscono. Ecco, quindi la cosa interessante è che c'è stato un femminismo dei diritti e quello, i diritti sono stati acquisiti, ma la domanda è: bastano i diritti? No, non bastano i diritti, non basta il diritto, come dire, equiparato per tutti, il diritto al lavoro, non basta. Quello è la base, chiaramente, su cui costruire una società civile e democratica. Però l'acquisizione dei diritti non basta, perché sono convinta che la dimensione, quella più lenta a cambiare, è quella culturale, perché una legge mi dice è così, benissimo, questo significa che ha cambiato la mia mentalità? La
La mentalità è una delle cose più difficili da cambiare. Cioè, Brodel diceva, è una struttura di lunga durata. È una longue durée, cioè cambiare la mentalità. Ma quanto ci vuole? Noi vediamo ancora delle resistenze fortissime nella mentalità, nel linguaggio, nei comportamenti, anche se delle volte sono detti un po' per scherzo, no? Tra il serio e il faceto. Una donna con le palle. Una donna con le palle non è un complimento, è un'aberrazione. Perché? Perché si deve dire così? Oppure guida come un uomo. Ma perché? Ma perché? Guida come una donna, magari è brava e quindi sa guidare. Un uomo, magari ne conosco tanti che non hanno neanche la patente, cioè, e quindi dov'è il problema? Però gli stereotipi hanno a che fare con la mentalità ha a che fare con la cultura, quindi quello che si deve cambiare, lavorare, è sulla cultura. Perciò credo molto nell'educazione al genere, nel discorso che si può fare nelle scuole, cioè questo è fondamentale per scardinare, no, una serie di ancora persistenti pregiudizi. Io leggo... Sì, c'è un'altra domanda. Katia, c'è la domanda... Romeo. Ah, ok. Sì. Katia Romeo, vorrei conoscere il suo pensiero sulla meritocrazia... intesa come possibilità di affermazione della donna in ambiti diversi, dove però il merito sottintende cultura e preparazione. Quindi. Esatto, se tutti partissimo, voglio dire, senza pregiudizi, senza preconcetti, è chiaro che varrebbe il merito, assolutamente, no? Il merito. Il problema è che il discorso è complicato. È complicato perché quando a scegliere, io ho avuto di recente, poi c'è la domanda di Angela Maria, ho visto, è spuntata Angela Maria. Angela Maria Spina è spuntata. È spuntata. Allora, rispondo prima alla questione del merito. Allora, ho avuto, e dico questo perché si parte sempre un po' da se stessi, no? Allora, ho avuto un diverbio con una mia carissima amica, tra l'altro una docente di letteratura italiana, sul fatto che le donne in politica sono poche. E in questo caso nel governo sono più di centrodestra che altro, vabbè, ma questa è un'altra osservazione di tipo politico. E lei mi diceva che sì, è normale, mi discuteva sulle quote rose, eccetera, eccetera. Il problema, ho cercato di farmi intendere, era che fino a quando sono uomini che scelgono le donne, il cambiamento non c'è. Il vero cambiamento ci sarà quando saranno donne, quindi donne capo di partito, donne presidente del consiglio, donne che scelgono altre donne. Cioè lì sarà veramente, diciamo, un discorso legato al merito, nel senso una donna sceglie in base al merito. Posso scegliere una donna che merita e posso oppure un uomo che merita. Cioè quando la scelta la faranno le donne. Ecco, quello sarà un vero cambiamento. Nel momento in cui la scelta la fa ancora l'uomo, il vero cambiamento dello scenario non c'è, secondo me. Non c'è fino in fondo. Non c'è fino in fondo. Allora, quando saranno le donne a scegliere o altre donne o altri uomini, io posso dire che una differenza è avvenuta. Questo è quello che penso. Adesso, senza entrare nel merito della questione più eminentemente politica, se ci sono poche donne che fanno politica e perché. Allora, io qui leggo ancora, c'è ecco, Angela Maria Spina che dice: Marie de Gournay, che elabora il primo modello filosofico a sostegno dell'uguaglianza tra uomini e donne, pone il problema della digressione femminista, rimandando al tema del deperimento dei paradigmi della complementarietà, ma al tempo stesso del tema della libertà e della dignità femminile. In che misura i discorsi morali hanno prodotto distorsioni e con quali effetti? Allora, è sempre molto profonda e articolata la riflessione di Angela Maria. Allora, il punto per me è questo. Marie de Gournay è un'altra di queste filosofe estremamente interessanti, perché Marie de Gournay scrive questo discorso sull'uguaglianza tra gli uomini e le donne, quindi si pone sul piano dell'uguaglianza. Diciamo, questo confronto che Marie de Gournay a cui aspira, no? Un confronto alla pari tra uomini e donne. C'è questo famoso passaggio della sua opera in cui dice: non c'è niente di più simile a un gatto di una gatta. Cioè lei vuol dire che
in natura, non c'è niente di più simile a un uomo di una donna, nel senso che abbiamo tante di quelle cose in comune, sono più le cose in comune che ci accomunano di quante ci differenziano. In realtà poi una cosa che ci differenzia, cioè, ed è appunto il portato storico. Il portato storico, cioè tutto quello che ci ha costruito intorno al genere, ci differenzia, perché intorno al genere maschile è stato costruito, cioè c'è un costrutto sociale e politico che conosciamo. Intorno al genere femminile c'è stato un altro tipo di costrutto e quindi per poter, ricordiamoci che Marie de Gournay scrive alla fine del Cinquecento, inizio Seicento, quindi Marie de Gournay è agli albori, come dire, di questo discorso sull'uguaglianza, però il femminismo all'epoca era fondamentale per poter rivendicare i diritti delle donne, per poter rivendicare le stesse prerogative che gli uomini avevano già, diciamo, acquisito di diritto, di poterle in qualche modo condividere, insomma, con le donne stesse. Quindi il discorso diventa sempre complicato quando si parla di queste donne, che in realtà sono per l'uguaglianza, noi diremmo sono un po' antesignane della parità, però in realtà si trovavano in qualche modo a colmare un divario enorme. Per cui ai loro atteggiamenti noi oggi li possiamo definire femministi perché avevano la piena consapevolezza di quanto le donne fossero in qualche modo limitate, no? Nella loro dignità, non fossero considerate, la voce delle donne non fosse tenuta in conto. Quindi, come dire, prima di arrivare a questa parità c'era moltissimo da lavorare e soprattutto, ancora una volta, no? Molte cristallizzazioni dovevano essere in qualche modo superate, infrante. Quindi Marie de Gournay, che poi è un'allieva di Montaigne, insomma, sulla natura umana, umana nel senso dell'essere umano, dice delle cose di grande profondità. Però sentiamo anche un po' la sua, come dire, il suo impegno, la sua adesione a quest'idea che le donne effettivamente sono ritenute inferiori, quindi pregiudizialmente messe da parte. Io qua leggo anche un altro intervento di Simona che dice: molti pensano che il Pentateuco sia stato scritto da una donna, lo stesso Giovanni Paolo I parla di Dio madre, femminismo ante litteram. Allora, sulla questione religiosa ci sarebbe molto da dire, perché a proposito del Dio madre, Dio padre, Dio maschile, Dio femminile. Cioè, all'origine un po' di questi dibattiti, io ritorno sempre all'origine, cioè al Cinquecento. Per esempio, un filosofo neoplatonico interessante, che si chiama Cornelio Agrippa. Cornelio Agrippa, rifacendosi alle teorie gnostiche, teorie ermetiche, sottolinea proprio l'uguaglianza tra gli uomini e le donne, perché lui vede Dio, cioè, secondo questa concezione anche, diciamo, che attinge a questo tipo, di testi, vede Dio, in Dio la compresenza di elementi maschili e femminili, cioè un Dio contemporaneamente, madre e padre. Quindi, in qualche modo, quest'idea che, l'idea, appunto, il Dio padre, no, è alla base un po' di ogni concezione, storica, che avalla, come dire, che legittima il patriarcato, già, diciamo, nelle pagine un po' provocatorie di questo dissidente eretico che era Cornelio Agrippa, un filosofo platonico, mago, filosofo naturale, attingendo a questa tradizione di pensiero, dice: no, ma Dio è in qualche modo entrambi, padre e madre. Quindi l'idea anche, insomma, di un'origine che in qualche modo ci comprende, no? Comprende gli aspetti nella totalità dell'essere maschile e dell'essere femminile. Tonino, leggi qualche altra No, persona? stavo leggendo. No, non ci sono, perlomeno qui non vedo altre. C'erano dei commenti che mi erano arrivati prima, questi commenti sui quali ti chiederei una tua analisi, un'analisi come donna di cultura. E sono commenti detti da donne. Perché?
E qui il focus è circoscritto alla nostra regione, perché diciamo, perché ancora in Calabria sono molte donne anche ad affermare la supremazia maschile. Dice, perché? È proprio una domanda di una giovane donna la quale chiede: ma se siamo noi le prime? E fa questa domanda, dice, perché? Ecco, dice, la domanda era questa. Quindi, quali possono essere, secondo te, le spiegazioni, no, di questo? E Donne che ancora affermano. ecco, è arrivata una domanda. Adesso ti È dico arrivata così: un'altra è domanda, sì. arrivata una domanda. Stimoliamo dibattito. Allora, Certo. a proposito del perché sono le donne, secondo me ha molto a che fare con ancora una volta con modelli riusciti, come dire, realizzati. I modelli a cui ci ispiriamo, in fondo, gli esseri umani quando intraprendono qualcosa, anche non coscientemente, si ispirano, insomma, in qualche modo a modelli, a immagini che in qualche modo li spingono all'azione. Allora, se i modelli sono maschili, cioè le donne, se pensano che ispirarsi al maschile sia vincente, cioè se solo ispirarsi al maschile porta poi alla realizzazione, è chiaro che non riconosceranno mai la specificità di essere donne. Cioè, se io continuo a fare, diciamo, a insegnare storia della filosofia, così come hanno insegnato storia della filosofia i miei predecessori, nobilissimi professori maschi, io non faccio un passo avanti, non, proprio non procedo per niente nella direzione dell'avanzamento del sapere, perché perpetuo schemi già masticati, come dire, già prodotti e non rispondo neanche alle esigenze invece della vita che vivo oggi. Cioè io devo fare, devo, sento che posso fare la storica della filosofia in un modo completamente diverso, essendo donna. Quindi io non mi ispiro affatto posso leggere le loro cose, posso apprezzarli, ma certo non posso ispirarmi ai professori di storia della filosofia che mi hanno preceduto. Primo perché erano maschi e non erano donne. Due perché io vivo calata nella mia realtà, quindi posso stimarli e apprezzarli, ma non certo ispirarmi a loro. Quindi se le donne continueranno ad avere come parametri, come dire, come parametri quelli maschili, cioè imposti da una certa tradizione, non se ne esce. Cioè finiranno sempre per svalutare le donne e valorizzare quello che secondo loro è invece, come dire, l'incarnazione di ciò che riesce bene lo scienziato se è maschio, riesce bene l'ingegnere se è maschio, il politico se è maschio, il letterato se è maschio. No, se è così, è una trappola infernale. Perché? La cosa significativa, e forse per accidente l'abbiamo in qualche modo incontrata, non esiste il neutro universale. Io non ho mai visto neutro universali camminare per strada. Io vedo gente, non mi interessa il loro orientamento sessuale, comunque per strada vedo fattezze maschili e fattezze femminili, corpi maschili, chiamiamoli col loro nome, e corpi femminili. Poi i loro orientamenti sessuali in questo momento non mi interessano. Mi interessa il fatto che sono diversi, sono plurali, non sono neutri universali. Quindi, se continuiamo a dire che il neutro universale è maschile, non facciamo un passo avanti. Adesso, non per riprendere quello che abbiamo detto all'inizio, se io che faccio dirigo l'orchestra, mi chiamo direttore d'orchestra, un passo avanti non si fa. Perché non è che è significativo, è una spia proprio di un progresso, di una riflessione. Ecco, le nostre azioni e le nostre parole devono essere oggi più che mai spie di riflessione, spie di approfondimento, non cose buttate lì come una donna con le palle oppure un uomo che aiuti in casa fa il mammo. Ma che sono questi schemi? Un uomo che aiuta in casa fa benissimo quello che deve fare perché è una persona responsabile, ha una casa e insieme a quelle persone con cui vive cercano di mandarla nel migliore dei modi. Una donna brava, capace è una donna brava, capace, basta. Cioè, ecco, gli stereotipi sono veramente insidiosi perché sembra a volte che siano innocui. Gli stereotipi non sono innocui. Ecco, questo voglio dire. Allora, c'era un'altra che ora mi è sfuggita. Angela Rosa, credo,
Francesco. Me lo leggi tu, per favore. Non lo ce l'ha Francesco. Ah, perché io l'avevo e non lo vedo più. Eppure io c'era la domanda. Rosa, la risposta è questa. Perché ma sei risposta? Sicuro? No. E non no, perché nuovo... l'ho letto no, dopo. No. Vabbè, vabbè, vabbè. Eccolo qua. Non dice, ecco, non crede che anche gli uomini abbiano subito l'imposizione di un modello precostituito. Un uomo che palesa qualche debolezza non è detta che sia meno uomo. Può esserci questo alla luce della non accettazione da parte di alcuni uomini di donne che si dimostrano capaci e indipendenti e quindi più vicine al modello maschile che a quello femminile? Aboliamo tutti i modelli. Posso fare una proposta? Non parliamo benissimo più di modelli. Non parliamo più di modelli. Allora, anche quello che ho detto, ispirarsi a figure... Minuti, aboliamo i modelli. In che senso? Aboliamo i modelli perché anche gli uomini sono in qualche modo... Non sento. No, nemmeno io. Francesco, il microfono. Il microfono. Francesco, il microfono. Perfetto, diceva okay. Sandra. Aboliamo, ecco. Aboliamo i modelli. I problemi perché? Della diretta, aboliamo i modelli. Perché? Aboliamo i modelli, perché? Perché sì, c'è anche una penalizzazione, no? Ma alcuni uomini sono penalizzati da questi modelli. Se il modello è... lo stereotipo di genere maschile è l'uomo forte, intraprendente, problem solving, che non piange mai, che non abbraccia, no, il vecchio, mio nonno, forse mio bisnonno, che non abbraccia i figli perché se no non manifesta l'affetto perché è una forma di debolezza, e invece tutto questo spetta alle donne perché le donne, povere donne, si devono accollare tutto quello che lo ha, non ne usciamo. Cioè anche lì riproponiamo una serie di schemi vecchissimi che non corrispondono più alla vita che viviamo. Allora, è vero, alcuni uomini sono stati penalizzati dal fatto di non potersi esprimere. Dunque, accogliamo la possibilità che esseri umani, maschi e femmine, possano esprimersi con le loro diversità, con le loro tendenze, con le loro aspirazioni, al di là di ogni tipo di ghettizzazione, di modello e di stereotipo. Ecco perché lo stereotipo ghettizza, perché l'uomo deve essere forte e l'uomo che invece ha una sua sensibilità e non la può esprimere, si deve reprimere perché non rientra in quel modello. Ecco, allora tutto questo secondo me può essere ribaltato nel riconoscimento delle, come dire, della pluralità. Ogni essere umano ha pienamente diritto ad esprimere se stesso, soprattutto nella dimensione affettiva, no? Debolezza, forza, affetti, cura. Sono capaci gli esseri umani in genere, no? Uomini e donne, non sono prerogative dell'uno e non prerogative dell'altro. Certo, mi arriva una domandona, che è la domandona conclusiva di Angela Maria. No, mi è arrivata sulla chat privata. Angela Maria. Sì, Angela Maria, eccola qua. Ecco, Angela Maria. Ah, no, è solo di sì. Complimenti. Grazie, Angela di Maria, basta. Ringraziamo. No, la domandona che arriva è... Vabbè, intanto è... La diamo dopo, Francesco, perché c'è un'altra domanda, vedi. Vogliamo e pretendiamo rispetto... Angela Gagui, che è una ragazza, vogliamo e pretendiamo rispetto dagli uomini, ma dovremmo iniziare a rispettarci soprattutto tra noi donne. Questo aiuterebbe ad abbattere alcune barriere, un'affermazione, e poi ti chiede se sei d'accordo. Sì. Sì, sono d'accordo, cioè il rispetto, il riconoscimento è fondamentale. La questione del riconoscimento, cioè se io donna riconosco il fatto di essere donna, di essere arrivata con l'impegno, cioè, a un certo punto, la mia disponibilità, come dire, la mia apertura ad altre donne, tant'è che per esempio una cosa che abbiamo messo su nella società delle donne filose, SWIP, su cui Annabella ironizza molto, non ho ma per il nome, non per il contenuto, allora è un'organizzazione internazionale delle donne in filosofia, cioè delle donne che sono appunto...
filosofe in università e in accademia. E da qualche tempo abbiamo messo su un mentorato. Cosa vuol dire? Cioè, le donne che magari hanno acquisito già posizioni accademiche vogliono sostenere ed aiutare le donne, le ragazze più giovani che cominciano la carriera accademica, perché ci rendiamo conto che ancora nell'accademia, anche se le ragazze sono molto brave così come a scuola, poi i vertici, come dire, rettore, sono tutti, quasi tutti maschi e pochissime le donne. L'apice, diciamo, delle carriere accademiche è sempre maschile. Quindi è importante che tra donne si crei in qualche modo una forma di mentoring, cioè di sostegno reciproco a valorizzare le capacità, perché spesso nell'ambito del lavoro c'è la tendenza a scegliere maschi piuttosto che donne. Quindi per invertire, per come dire, rompere questo tipo di attitudine, mettiamola così, questo malcostume, è bene che le donne si facciano portatrici anche di altre donne, mi sembra giustissimo, non di donne che sono assolutamente meritevoli e quindi devono essere sostenute proprio perché meritevoli, non perché sono donne meritevoli, sottolineo. Quindi ha ragione, sì. Perfetto. Giulia Stilo. Possiamo dire che nel campo del lavoro noi donne siamo riuscite a raggiungere la stessa libertà che hanno gli uomini? Gli stessi diritti, diciamo, sicuramente gli stessi diritti. Mi dicono che non posso dire così perché io lavoro nel pubblico, nel privato non è così. Ecco, io non sono una studiosa di diritto del lavoro, ho tantissime colleghe che si occupano di questioni del genere, mi dicono che il pubblico è chiaro, il mio collega guadagna quanto me. Nel privato forse le cose non sono così e le donne sono penalizzate, hanno più difficoltà, quindi forse non è mai veramente pienamente, no, acquisita questa parità, assolutamente. Domanda di Simona, non so se hai risposto, perché molti pensano che il pentapartito... Sì, abbiamo risposto. Certo. Invece il domandone che ti dicevo, che arriva dagli amici, dagli amiche della nostra SFI, è proprio... Qual è? Sì, ci è arrivato, perché stiamo commentando, sono collegati e collegate. Qual è, dice, secondo Sandra, il rapporto fra donne e scienza? Tra donne e scienza. Allora, anche qui è molto interessante, perché recentemente... molte colleghe, per esempio, storiche della scienza, io diciamo non faccio scienza, nel senso non frequento un laboratorio, non sono una chimica, non sono una fisica, però ho molte amiche che sono impegnate nella ricerca in fisica e in chimica, io faccio storia del pensiero, no? È un po' come la nottola di Minerva, cioè io arrivo dopo che gli altri fanno le cose e le analizzo. Allora, ci sono state moltissime donne che hanno anche lì partecipato al dibattito scientifico. Ultimamente, per esempio, si stanno studiando i contributi di donne matematiche del Settecento, ma donne di grandissimo rilievo, donne che all'epoca avevano scritto, non so, manuali di algebra piuttosto che di geometria, eccetera, che venivano adottati nelle università. Però finivano per essere o anonimi, o attribuiti magari ad uomini, cioè perché le donne sembrava che non potessero figurare loro autrici. Quindi le storiche della scienza stanno valorizzando anche l'apporto alla storia della scienza tra 7 e 800 di donne matematiche, di donne scienziate, di donne fisiche. Una delle più importanti, mi fa piacere citarla, è Maria Gaetana Agnesi. Maria Gaetana Agnesi è una milanese del Settecento, ma la cui, diciamo, preparazione, la cui cultura matematica era straordinaria. Allora, nel ricostruire la storia della matematica, per esempio, si deve assegnare un posto a Laura Bassi, a Maria Gaetana Agnesi. Ecco, anche qui sono nomi e donne di grande rilievo che però non sono riconosciute come scienziate. Ora, magari grazie a quest'opera di ricostruzione, si parlerà di Laura Bassi, si parlerà di Maria Gaetana Agnesi, quindi non solo delle donne a noi contemporanee che hanno vinto magari il premio Nobel per la medicina o per la fisica, ma anche di donne. Ecco, perché per me, che sono una storica della filosofia, è molto importante ricostruire
questo pensiero per legittimare le donne, cioè le donne che ora fanno scienza non hanno, come dire, cominciato dal nulla, hanno alle spalle donne come, non so, Maria Gaetana Agnesi e Laura Bassi, non solo Marie Curie o la Rita Levi Montalcini nella matematica o nelle altre scienze dure, cioè che le donne possono benissimo intraprendere studi, le famose art sciences, le scienze dure, no? Le STEM, così come possono intraprendere studi di qualsiasi altro genere, non c'è nessuna preclusione di sorta. Lo dimostrano anche queste, come dire, progenitrici scienziate. Ecco, questo mi sembra importante. Vabbè, ho molto tirato l'acqua al mio mulino, no? Di storica del pensiero, e vabbè, è così. Ma io penso che vada bene, perché se riflettiamo sulla storia del pensiero, riusciamo poi a vivere l'attualità e la situazione contingente, ecco, quindi forse noi pensiamo spesso all'attuale e ci dimentichiamo invece di fare una giusta, come hai fatto tu stasera, una giusta analisi del pensiero, quindi la storia del pensiero. Ed è importante, mi permetto di aggiungere modestamente, quello che tu hai detto adesso, cioè Rita Levi Montalcini, la direttrice del CERN, e Astro Samantha, la sì, nostra astronauta, sono arrivate, forse perché, e non ci abbiamo mai pensato, io per primo, nel Settecento qualche donna oscura, ignorata, ha portato avanti l'idea che anche una donna si può occupare di quelle che hai chiamato le scienze dure. Quindi sì, credo che noi dovremmo andare. Cosa pensi? Ecco. Sì, perché io penso sembrano... che... tutte nate o tutte cose legate solamente, no, all'attualità. No, è chiaro che c'è una preminenza adesso, c'è una maggiore possibilità delle donne di emergere, però per esempio ci dimentichiamo, non so, che la prima donna laureata è italiana, la Cornaro Piscopia, è italiana, cioè che dunque in Italia nel 600, nel 700 c'era un movimento di donne importanti, colte, c'è stato anche fino a un certo punto nel Regno di Napoli, in, diciamo al sud, soprattutto a Napoli, nell'area napoletana, poi per ragioni storiche legate alla prevalenza al dominio borbonico, spagnolo, la cosa non è fiorita così come è fiorita in altri contesti italiani, però che in Italia ci sono state donne veramente di grande rilievo scientifico. Allora questo ci fa riflettere, forse il fatto di ricostruire, no, la storia del pensiero ci aiuta ad essere più consapevoli, cioè ci rende più forti, non più deboli, più forti, perché anche tante delle discriminazioni, anche tanti dei luoghi comuni non hanno ragione d'essere. Quando ero ragazzina alcuni studiavo, alcuni mi dicevano, vabbè sì, ma quali filosofi donne ci sono state, Sandra? Sono tutti maschi filosofi. E no, non è vero. Ecco, già in qualche modo smentire, no, questi luoghi comuni un po' da strapazzo, no? Ma la storia dell'arte l'hanno fatta solo i grandi pittori. No, perché non conoscete le grandi pittrici. Ecco, cioè allora se ignoriamo una parte del patrimonio di sapere dell'umanità, è chiaro che vedremo sempre molto limitante. Se invece apriamo gli orizzonti e diventiamo consapevoli anche, no, di quanto le donne scienziate hanno fatto in Italia, cioè erano l'Agnesi per esempio è passata, diciamo, alla storia per antonomasia, perché in qualche modo ha sviluppato un certo teorema, cioè la conoscono, diciamo, all'estero perché si chiama appunto di Agnesi, no? E noi magari che siamo italiani non la conosciamo, quindi noi in qualche modo siamo dei curiosi soggetti, dico noi italiani, non dico noi solo del sud, dico noi italiani in genere, perché del nostro patrimonio storico, culturale, ne facciamo un uso veramente improprio, no? In maniera molto enfatica lo sottolineiamo quando ci serve, diciamo, ma noi abbiamo un passato, noi veniamo dai romani, la nostra civiltà del Rinascimento. Poi alla domanda, ma tu le conosci queste cose? Cioè ti sei letto qualcosa, ti sei informato? Solo superficialmente. Invece se noi anche a scuola, cioè dimmi tu, cioè l'epoca d'oro veramente per l'Italia, il Rinascimento, è trattato così, perché
bisogna fare altre cose, no? Sì, forse nella storia dell'arte è trattato, ma tu mi insegnerai che in filosofia è un po' sorvolato, dai, cioè si studia veramente approfonditamente il Rinascimento italiano. Lo studiano gli americani e ci fanno la loro fortuna, no? Università, progetti di ricerca, ricerche meravigliose, e perché loro lo valorizzano. Noi non siamo molto capaci di valorizzare. Quindi figurati, non valorizziamo il nostro patrimonio, figurati se siamo riusciti a valorizzare le donne scienziate o le donne filosofe. Non siamo, adesso ci stiamo provando, dai. Ci stiamo provando e magari con l'aiuto di delle studentesse che ora usciranno da scuola, si iscriveranno all'università, forse il lavoro potrà essere proficuo, continuato. Perfetto, ringrazio Sandra con un pensiero di speranza, le studentesse, anche sì, gli studenti, per carità, gli studenti, no? Certo. Che usciranno dalle università, magari usciranno senza quello che abbiamo detto prima, senza i pregiudizi, che è la cosa più difficile, senza le barriere mentali, come le definiva Laborit, e riusciranno magari a vedere, io penso a vedere la storia da un altro punto di vista, cioè noi se riusciamo a cambiare la nostra visione del mondo, riusciremo ad andare avanti. Ecco, questa penso può essere la chiusura della chiacchierata interessante che ci ha tenuti legati a tutti gli argomenti, partendo dal 500 per arrivare ai giorni nostri. Io ringrazio ancora la professoressa Sandra Plastina, ringrazio Sandra per aver accettato il nostro invito e per aver contribuito a questa serata che vuole essere un momento di riflessione non solo sulle donne, ma su come possiamo eliminare le differenze di genere e su come questa rivalsa delle donne non è una cosa degli ultimi decenni, ma è qualcosa che parte da molto lontano. Ringrazio ancora Sandra. Grazie. Lascio per le conclusioni la parola al presidente, a Cosimo. Grazie Antonino, grazie per... Io penso che stasera, diciamo, soltanto chi non ha orecchie per ascoltare, chi non ha un briciolo di cervello per comprendere, dietro la questione sociale nascondiamo invece, scusate, dietro la questione femminile si nasconde tutta la questione sociale, la struttura sociale. Io penso che il contributo che ha dato Sandra per darci l'opportunità per riflettere sulla questione femminile, sulle questioni, su come è vista, guardiamo alla storia, ci consente di avere un altro punto, un punto di vista che ci consente di aprire, e anche in fretta, alle donne. Aprire alle donne significa avere una società più giusta, più inclusiva, meno arrogante, meno violenta. Riuscire a comprendere questo significa essere già a metà dell'opera. Penso che questa sera ci sia stato un ottimo, come si dice, input alla riflessione. Aggiungo, abbiamo speranze. Alcuni interventi che abbiamo ascoltato in termini di domande venivano da parte di studentesse che non sono pungolate da crediti oppure altre amenità varie, sono pungolate soltanto dall'interesse, e credo che questo sia veramente qualcosa che ci lascia ben sperare. Io ringrazio tutti gli intervenuti, tutti coloro che hanno dato un contributo, e rimando alla discussione a domani pomeriggio alle 18. Parleremo di consultori. Credo che sia anche questa una serata da seguire. Grazie ancora a Sandro, grazie ancora ad Annabella. Grazie. Grazie a Franco e grazie a tutta l'organizzazione che non appare ma che c'è. Grazie ancora a tutti. Grazie, buona serata. Ciao. Ciao. Ciao.